Buon pomeriggio dalla TG1. È sempre più drammatica la situazione in Emilia-Romagna per l'alluvione che l'ha colpita. Al momento le vittime sono 9, oltre 10.000 persone evacuate, fiumi esondati, frane, smottamenti. Un territorio in ginocchio. Annullato il Gran Premio di Imola di Formula 1. Il capo dello Stato Mattarella ha espresso vicinanza e cordoglio alle popolazioni coinvolte. La Premier Meloni ha seguito le operazioni di salvataggio. Questa mattina il ministro dell'Interno Piantedosi ha sorvolato i territori colpiti. Facciamo il punto con Giacinto Pinto. 112 emergenza. Salve, sì, ho due bambini piccoli, siamo alterati nel primo piano e abbiamo l'acqua che ci viene su da sotto e siamo bloccati nel terrazzo. Nella telefonata di aiuto di una madre di Forlì ai carabinieri c'è il dramma che sta vivendo l'Emilia-Romagna da 24 ore ormai. La regione è in ginocchio. 9 i morti accertati, ancora incerto il numero di dispersi, migliaia gli sfollati, decine di comuni evacuati in queste ore. La maggior parte dei fiumi ha rotto gli argini. È come il terremoto del 2012, ha detto il governatore Bonaccini. A Forlì, a Cesena, a Faenza, le piene hanno invaso strade e abitazioni. La gente trova riparo sui tetti delle case per poi essere portata in salvo con gli elicotteri. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha sorvolato le aree alluvionate. Sicuramente un decreto legge per l'Emilia-Romagna è possibile, ha affermato il responsabile del Viminale. In tante zone mancano luce, gas e non funzionano i telefoni. Frane e smottamenti rendono difficili i collegamenti stradali e ferroviari. Invaso dall'acqua, l'autodromo di Imola ha annullato il Gran Premio di Formula 1 previsto nel weekend.